Saluto a tutti, sono Emanuele Cisotti e oggi vi farò vedere le 5 applicazioni di cui non posso fare a meno. A questo video ne seguiranno altri, quindi continuate a seguirci e andate a leggere l'articolo sul nostro sito androidworld.it perché lì troverete le descrizioni complete di tutte le applicazioni che vi farò vedere. Le applicazioni disponibili per Android ormai sono tantissime, anche quelle che meritano davvero la nostra attenzione, che meritano di essere installate e di essere provate. Ma quante sono le applicazioni che veramente utilizziamo? Probabilmente una manciata. E in particolare, quali sono quelle applicazioni che non rimuoviamo mai e che sono le prime a essere reinstallate ogni volta che cambiamo telefono o ogni volta magari che cambiamo firmware? Questa è la mia selezione delle 5 applicazioni che reinstallo sempre. Iniziamo con Bluetooth Connect Android, un software che permette di avviare in automatico un determinato player musicale, di avviare la musica e di impostare un certo volume quando lo smartphone viene connesso a un certo dispositivo. Io lo uso tantissimo in auto. Abbiamo poi Touch Note, che serve ad inviare vere cartoline di carta, quindi che arrivano in pochissimi giorni ai vostri amici e ai vostri familiari. Sempre rimanendo in tema di viaggi, TripAdvisor, che è l'applicazione prima che utilizzo per decidere specialmente dove andare a mangiare quando sono fuori o quando sono in vacanza. Continuiamo poi con AnyDo, un software che serve a ricordarsi le cose e che è così insistente che è l'unico che riesce a farmi fare davvero le cose. Andiamo sul frivolo e passiamo a TV Show Fav. Se siete degli amanti delle serie TV, conoscerete sicuramente questo software che permette di tenere traccia delle serie guardate. Torniamo nell'ambito lavorativo, più o meno. Deliveries Package Tracker, un software che permette di tracciare le spedizioni di una moltitudine di corrieri differenti, veramente un'applicazione meravigliosa e che permette anche di sincronizzare con il cloud le proprie spedizioni.